Ma come si camperizza un van? Esattamente un anno fa stavamo camperizzando il nostro Camillo. Prima di iniziare abbiamo avuto un grande problema. Non riuscivamo a trovare un video che spiegasse le fasi sequenziali di una corretta camperizzazione. Noi cercavamo proprio un elenco. Punto 1, fai questo. Punto 2, fai quest'altro. Invece avevamo in testa solo un grande punto interrogativo. Quindi, signori, oggi vi vogliamo dire le fasi corrette e complete che dovete seguire per camperizzare un furgone, un van, un mezzo in generale. Ovviamente, come al solito, ogni situazione va adattata al proprio caso. Esempio pratico, quando abbiamo camperizzato il nostro Fiat Talento, volevamo fare una camperizzazione in fretta e furia, quindi abbiamo detto, ok, un mezzo di fatto ha già il suo isolamento, ha la sua lana di roccia, ha la sua moquette. Perché dobbiamo metterci le mani? Quindi abbiamo saltato lo step dell'isolamento. Per ora abbiamo isolato soltanto una parte. Scusa. Però circa un mesetto fa ci siamo dedicati a isolare una parte del van, esattamente quella a sinistra. Abbiamo fatto un video a riguardo, se siete interessati potete ovviamente andarlo a vedere. Altro esempio pratico, se avete comprato un furgone dovrete fare le finestre. Invece noi abbiamo comprato un mezzo già finestrato e quindi non ci si è posto questo problema. A livello di finestre non ci potevamo proprio lamentare. Quindi iniziamo. Progettate dettagliatamente il vostro van. Più il vostro progetto del vostro van, degli interni del vostro van sarà dettagliato, meno imprevisti avrete in corso d'opera. Fate un disegno su carta, fate un modello 3D. Ci sono tante applicazioni che vi aiutano a fare dei modelli 3D molto belli e a organizzare le idee su come gestire gli spazi. Pensate bene a dove posizionare l'impianto elettrico, l'impianto idraulico con i serbatoi e a tutti i momenti della giornata, quindi dove dormirete, dove mangerete e dove lavorerete. Progettate finestre e oblò. È molto importante sapere dove saranno finestre e oblò, proprio perché dobbiamo sapere dove non possiamo passare con cavi elettrici e tubi idraulici. In questa fase potreste pensare di effettuare il taglio e il montaggio della finestra. Alcuni lo fanno dopo l'isolamento del mezzo, alcuni prima. Ci sono dei pro e dei contro in entrambi i casi. Fissando la finestra a seguito dell'isolamento, l'isolamento sarà perfettamente conforme con la finestra, solo che si sprecherà del materiale. Montando invece la finestra prima dell'isolamento, nel momento in cui dovremo procedere ad isolare quella parte sarà più difficile, perché solitamente alcuni materiali utilizzati per l'isolamento non sono facilmente modellabili. Terza fase, progettate e montate il vostro impianto elettrico. Pensate a dove mettere la vostra centralina di prese, luci, tasti, interruttori. Passate tutti i cavi, effettuate i collegamenti necessari con alternatore, pannelli solari e soprattutto predisponete dei cavi aggiuntivi, perché in futuro se volete aggiungere dei device in più potrete farlo senza troppe scomodità. Device. Quarto punto, isolamento. Aspetta che c'è la cornacchia. La cornacchia! Quarto step, isolate il mezzo. Isolate pareti, soffitto, pavimento, isolate tutto. Tutto quello che c'è. Fase 5, montate l'impianto idraulico. Non l'hai preso, no? Vabbè. Sesto punto, pensate al sistema di riscaldamento. Pensate e installate dei sistemi di sicurezza, altrimenti vi entrano nel van. Quindi procedete al montaggio di pareti, pavimento e soffitto. E infine progettate il mobilio del vostro van. Quindi ragazzi, una volta camperizzato il mezzo siete pronti per godervi dei fantastici tramonti come questi, che ora ci sono le nuvole ma prima c'era, e siete pronti per fare tantissime avventure con il vostro van o veicolo camperizzato. Vi ricordo che sta arrivando il 25 giugno. Stiamo organizzando un weekend in libera tutti insieme. Vi lasciamo il link in descrizione per il gruppo Facebook che abbiamo creato, in modo da organizzarci su ogni dettaglio. Abbiamo fatto anche un video al riguardo, in ogni caso trovate tutto in descrizione, dove spiegavamo tutto nel dettaglio. Sabato 25, domenica 26 giugno vorremmo trascorrere una notte in libera ai piedi del Monte Vettore, che si trova nell'entroterra marchigiano. Il video di oggi finisce qui. Se questo contenuto vi è stato utile, come al solito lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video.